Io non voglio che le televisioni italiane finiscano in mano di americani e francesi. Io non voglio che banche italiane, come è già successo, finiscano tutte in mano di francesi, tedeschi o di spagnoli. In questi giorni il Crédit Agricole francese muove alla conquista della banca BPM e nessuno dice nulla. In questi giorni c'è il rischio che televisioni pubbliche e private italiane finiscano nella irrilevanza più assoluta, scalate da imprese straniere. Di questo oggi si è parlato al Senato, da dove vi parlo. Io sono orgoglioso di aver fatto leggi per difendere l'italianità di imprese che sono del nostro paese, che investono in Italia, che creano lavoro in Italia, che parlano agli italiani, che difendono identità e storia italiana. Io non voglio la colonizzazione totale del nostro paese in un momento poi così drammatico e difficile. Nei giorni scorsi il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, ha diffuso un documento contro il rischio di colonizzazione dell'economia italiana. Si svendono banche e nessuno dice niente. Dobbiamo vendere televisioni, informazioni, giornali, testate, storia dell'Italia. Io voglio concorrenza, mercati aperti, ma non voglio società di telecomunicazione cinese come Huawei e ZTE che accumulano profitti in Cina essendo aziende di Stato senza regole e senza freni e che vengono a fare una concorrenza sleale in Italia per colonizzarci, come fa Amazon, che con 4 miliardi e mezzo di fatturato l'anno scorso ha pagato 11 milioni di euro di tasse in Italia, lo 0,2%, mentre voi artigiani, voi pensionati, voi lavoratori, voi professionisti, voi commercianti siete spremuti dal fisco. Io non voglio la svendita del mio paese, non l'accetterò e mi batterò contro di essa. L'ho fatto in passato facendo buone leggi, l'ho fatto oggi spiegando che la modernità va accettata ma con concorrenza sleale, non con una colonizzazione strisciante. Non si difende Mediaset o questo o quell'altro, si difende l'impresa e il sapere italiano. Chi tradisce è uno schiavo del nemico, vuole svendere il paese, vuole tradirne la storia e l'economia. Noi siamo Forza Italia, difendiamo l'Italia, noi diciamo davvero prima gli italiani senza esitazioni e senza ripensamenti.